Bentornati con Luzziti guida da Juan Mata. Questa è la seconda parte dell'episodio che è uscito ieri. Se non l'avete visto, vi lascio qui sotto il link in descrizione. Andiamo subito a fare la conferenza stampa della partita contro il Liverpool e andiamo a parlare bene dei nostri giocatori. E contro il Liverpool serve una super prova di forza per ammazzare questo campionato. Giochiamo con Donnarumma, Elomadi, Dosono, Gobonna, Robertson, Emre Can, Sanchez, Sissoko, Gabriel Jesus, Eze Rodriguez e Jamie Vardy. Questo è Anfield, questa è la Barclays Premier League. Che ingresso favoloso dello stadio del Liverpool. Quest'oggi si affrontano Liverpool e Hull City. Si canta You Never Walk Alone sulle tribune di Anfield. Tutto pronto, questa è la classifica. Il Liverpool ha un ritardo sull'Europa di ben 7 punti, deve assolutamente vincere questa gara. Invece l'Hull City a più 4 dall'Arsenal può cercare di mettere un punto esclamativo sulla Premier League vincendo contro una squadra fortissima di questo campionato. Da qui può metterla Robertson, la mette alta e tesa, spondone di Sissoko, poi arriva Sanchez sul fondo. No, cartellino rosso per Sissoko. Anzi no, Gbonna. Brutto fallo da dietro di Angelo Gbonna. Cartellino rosso, l'Hull City resta in 10 per tutta la partita. E Elomadi lancia Gabriel Jesus. È buona la posizione di Gabriel Jesus. La mette dentro, forse ha messo giù Gabriel Jesus. E infatti c'è calcio di rigore. Importantissimo questo rigore per l'Hull City. Sacco fuori tempo su Gabriel Jesus. Rivediamolo, nettamente in ritardo Sacco. Aveva messa dentro Jesus e ora Jamie Vardy andrà contro Mignolet. Parte Jamie Vardy, 1-0 Hull City ad Anfield, nonostante l'uomo in meno. Corner che batterà Elomadi, il nostro kebabaro. Pallone messo dentro per Jamie Vardy con la testa, Mignolet. Sturridge si appoggia per Aibi. Aibi torna sul destro, prova a metterla Donnarumma. La palla rimane lì. Markovic, altissima. Si batte vicino questa punizione. Sanchez intelligentemente a Donnarumma. E non c'è più tempo. Il Liverpool perde questa partita in casa. L'Hull City sfata il tabù Anfield. Che bella partita. Ora andiamo a vedere cosa ha fatto l'Arsenal. Perché possiamo allungare, perché l'Arsenal giocava con il Chelsea, Liverpool 0 tiri in porta, l'Arsenal ha vinto fuori casa con il Chelsea, quindi non cambia niente lì davanti. Allenamenti prima della partita della vita contro il Bayern di Monaco. Vardy sale ad 82 e questa è un'ottima notizia per l'Hull City, nonostante prenda una F, sale ad 82. Noi andiamo a fare anche la conferenza stampa e andiamo a motivare i nostri giocatori. Ricordiamo che all'andata finì 2-1, quindi abbiamo due risultati su tre per questa gara importantissima contro il Bayern di Monaco. Giochiamo con Donnarumma, Klostermann, Neustadter, Rocbonna, Davis, Sissoko, Casemiro, Sanchez, Kennedy, Januzaj e Gabigol in attacco. Ho fatto un po' di cambi obbligatori perché sono dei giocatori stanchissimi, ho puntato su un centrocampo abbastanza tosto fisicamente. Abbiamo lasciato Vardy in panchina, ma sicuramente entrerà a partita in corso. Buonasera a tutti, questa è l'Allianz Arena, questa è Bayern di Monaco, Hull City, il ritorno degli ottavi di finale di Champions, gara che all'andata è finita 2-1 per l'Hull City. Quindi adesso l'Hull City ha due risultati su tre. Queste sono le magnifiche 16 che si contenderanno questa Champions League. Noi siamo carichissimi, siamo prontissimi per questa grande notte. I giocatori si stringono la mano. Inquadrato il nostro capitano per questa partita, Neustadter, e possiamo iniziare. Casemiro lancia subito Kennedy, partita importantissima per lui perché
un ragazzo così giovane in Champions League non ha mai giocato ad alti livelli, prova il sinistro. Neuer si fa trovare pronto. Müller col sinistro, Donnarumma, Klostermann rimane fermo. Attenzione a Neymar, Klostermann lì. Finisce, attenzione, sta combinando di tutto Klostermann. Poi il sinistro di Müller su Gianluigi Donnarumma. Klostermann a grandi falcate, proprio lui, vuole andare fino alla fine. Vediamo se ci riesce, prova a metterla dentro sul secondo palo. Bel cross, attenzione, non ci credo. La rimessa dentro di Januzaj e Kennedy a porta praticamente vuota. L'ha buttata sul fondo, non ci credo. Sissoko, che bella palla per Januzaj. Può entrare Januzaj, vede fuori Sanchez, lo serve, prova Sanchez, la palla rimane lì. Kennedy, traversa clamorosa, poi ancora Sanchez, fuori per Casemiro. Pallone murato, non è finita qui, sì, perché Neuer la blocca. Ma che azione manovrata dell'Hull City, insistita, voleva assolutamente il gol la squadra di Juan Mata. Ora ci prova con Sanchez, dentro e prova per Gabigol, ancora non è uscito Gabigol, stremmatissimo ma rimane in campo. Klostermann la metterà sul secondo palo, gran cross di Klostermann, allontana la porta, poi Davis prova a rimetterla sull'altro fronte, ancora una traversa di Januzaj però, gioco fermo per fuorigioco. Douglas Costa sale intanto la difesa dell'Hull City. Attenzione a Sissoko che recupera un ottimo pallone. Poi dentro per Vardy appena entrato. Vardy per Villalba. I due sono freschi. Villalba, Villalba, Villalba. Aspetta Vardy. Ce l'ha da porta vuota. E Jamie Vardy non sbaglia. 3-1 al 72esimo. Proprio loro due collezionano il gol del vantaggio dell'Hull City. I neo entrati. Proprio 5 minuti fa li ho fatti entrare al posto di Januzaj e Gabigol. Ultimo cambio nelle file dell'Hull City, entra Emre Can, fuori Renato Sanchez. Grandissima partita per il nostro Pitbull. Entra in area di rigore, poi torna dietro, salta secco il suo diretto avversario, Villalba la mette fuori per Sissoko, Neuer. Müller se la allunga, la mette sul secondo palo, Donnarumma. E l'arbitro dice che può bastare così. Fischia la fine di questa partita incredibile. Abbiamo vinto fuori casa all'Allianz Arena. Abbiamo vinto grazie a dei ragazzi splendidi che hanno fatto una partita con il cuore e hanno aspettato il momento giusto per far male proprio ai campioni di Germania. Inquadrato il nostro pupillo, il nostro idolo Jamie Vardy, autore del gol qualificazione. Per questo mini episodio è tutto, io vi saluto, invito a mettere un super like a questa super squadra perché ci stiamo avvicinando nel fatidico triplete, siamo in lotta per tutte quante le competizioni, abbiamo già vinto la Capital One Cup, siamo in FA Cup, siamo ai quarti, siamo ancora in lotta per la Premier League e abbiamo battuto poco di meno che il Bayern di Monaco negli ottavi di Champions League. La nostra avversaria in Champions ancora non la sappiamo perché ci devono essere i sorteggi tra qualche giorno, quindi lo scopriremo nel prossimo episodio. E niente, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video e noi ci vediamo domani o dopodomani per un nuovo episodio.